dovete cominciare a guardare come si esprime lui. Perché non vi ha convinto? Ma mi sembra che... non mi sembra. No, parla così. Zelig. Sembrava... Contento, ho detto, sembrava che... sembrava... un omicidio. Qual è stato uno dei momenti più belli della tua vita? Cioè, ti ricordi un momento, dici, wow, quando ci penso ancora adesso? Invece tu fai, sto pensando, ah, la prossima volta che io parlerò e... perché? Gesto, voce alta e questo... che pensi dice tutto. Nel mondo dello spettacolo succede spesso, le persone, per proprio situazioni legate all'evento, devono vestirsi in un modo diverso. Ti muovevi, cercavi, come dire, c'era un po' di imbarazzo. Stavi spolverando questo imbarazzo, che pian piano è scivolato via. Non so se hai visto Truman Show. Sì. Com'è la Truman Show? O ricomincio da capo, che non finché l'ho uscito con Bill Murray nell'84, dove lui riveveva la stessa giornata tutti i giorni. Diventava quasi noioso, allora faceva delle cose folli. Perché il fatto di parlare così velocemente diventa monotono. Primo perché sareste sorpresi, e in secondo luogo perché quello che è la percezione di voi piano piano arriva. Più oggettivi siete verso voi stessi, e più riuscite a fare progressi.